Si saprà solo nel pomeriggio di oggi se nelle prossime 2 settimane il Lazio potrà continuare nell'attuale situazione oppure se torneranno le restrizioni che hanno caratterizzato la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Si attende con particolare ansia il pronunciamento dell'Istituto Superiore di Sanità, che dovrà decidere circa il mantenimento della zona gialla oppure la retrocessione in quella arancione. Stando ai dati delle ultime ore, evidenziati con particolare favore dall'assessorato regionale alla sanità, la regione dovrebbe mantenere l'attuale status a fronte del mantenimento dell'RT sotto quota 1 e del calo complessivo dei contagi, dei ricoveri e delle degenze nelle terapie intensive. Come si sa, però, a decretare il livello di appartenenza di ogni singola regione concorrono ben 21 parametri e solo il risultato finale di 2 distinti algoritmi sancisce la decisione finale dell'Istituto Superiore di Sanità. Intanto a Civitavecchia la situazione rimane stabile. Ieri risultavano affetti dal Covid 142 soggetti, uno in meno rispetto al giorno precedente. Prosegue, anche se non molto velocemente per la carenza dei farmaci, la campagna di vaccinazione anti-Covid. La novità delle ultime ore è rappresentata dall'entrata in scena dei cosiddetti medici di famiglia, che potranno iniziare le vaccinazioni a partire dal prossimo 1 marzo. La prima categoria a ricevere la somministrazione del farmaco di AstraZeneca sarà quella composta dai nati nel 1956. Una corsa contro il tempo che per ora purtroppo viene condotta con scarsi mezzi a disposizione. È la situazione riguardante la somministrazione dei vaccini che vede il Lazio primeggiare a livello nazionale, ma con numeri ancora assolutamente insufficienti a fronte di una domanda enorme e di un'offerta di farmaci ancora esigua per le difficoltà di produzione. Complessivamente ieri è stata superata la quota di 315.000 dosi, siamo sempre di poco al di sopra del 5% della popolazione residente nella regione. Sempre ieri è partita la campagna vaccinale per il personale scolastico, 20.000 le prenotazioni effettuate attraverso il portale di Salute Lazio, scaglionate a seconda delle fasce di età. Alla luce delle nuove autorizzazioni dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, che ha accertato che il vaccino di AstraZeneca può essere somministrato fino alle persone con 65 anni di età, è stato formulato un nuovo calendario di prenotazioni. Fino al 21 febbraio potranno prenotarsi docenti e personale della scuola di età compresa tra 45 e 55 anni. Dal 22 febbraio sarà la volta degli appartenenti alla fascia di età compresa tra 56 e 65 anni e dal 24 febbraio toccherà la fascia di età compresa tra 35 e 44 anni. Chiuderà il giro delle prenotazioni per il vaccino al personale scolastico la fascia d'età inferiore ai 35 anni, che potrà iscriversi a partire dal 26 febbraio. Le somministrazioni, che non riguardano gli studenti, avranno inizio a partire da lunedì prossimo. Intanto, dal 1 marzo partono le vaccinazioni presso i medici di medicina generale. La novità, in attesa dell'ufficializzazione da parte del Ministero della Salute, è che si partirà dai nati nell'anno 1956, ai quali sarà somministrato il vaccino di AstraZeneca. Infine, procede abbastanza speditamente la campagna riservata agli over 80. A ieri era stata superata la quota di 65.000 vaccinazioni, mentre risultavano circa 300.000 prenotazioni su una potenziale popolazione di 400.000 anziani. Intanto al centro diagnostico Buonarroti ieri sono stati eseguiti 137 tamponi rapidi, riscontrate 131 negatività e 6 positività pari al 4,38%. Tutti i positivi riscontrati sono residenti a Civitavecchia. Dei 137 tamponi, 94 sono stati effettuati su utenti del laboratorio e sono state riscontrate 6 positività. Il tasso di positività specifico relativo alla popolazione generale è quindi pari al 6,38%. Il resto dei tamponi è stato effettuato su 43 soggetti appartenenti a comunità della zona e fra questi non è stata riscontrata alcuna positività. Fra i soggetti coinvolti, un alunno e un insegnante di 2 scuole elementari cittadine. La notifica è stata inoltrata immediatamente al servizio scuole della ASL, in modo da poter attivare le procedure previste in questi casi. Il numero complessivo di test effettuati è salito a 16.462 e le positività riscontrate sono finora 904, pari al 5,49%.
Ancora rinvii la ripartenza da parte delle massime compagnie crocieristiche. Dopo quello formalizzato ieri da Costa Crociere, arriva infatti quello della tedesca AIDA e quello della statunitense Norwegian Cruise Line, entrambe presenti con le loro navi anche a Civitavecchia. La prima ha deciso di spostare la ripresa dal 13 al 27 marzo, mentre la seconda ha addirittura deciso di ricominciare a giugno. Decisioni che ovviamente si ripercuotono negativamente sul porto e sull'economia cittadina. Dopo Costa Crociere, anche AIDA e Norwegian Cruise Line hanno deciso di posticipare la ripartenza. La società tedesca, che appartiene comunque al gruppo Carnival Costa, ha deciso di ripartire il prossimo 20 marzo direttamente dalle Canarie, mentre NCL, compagnia armatoriale statunitense che si serve del porto di Civitavecchia per le sue crociere nel Mediterraneo, ha deciso di restare in stand-by almeno fino alla fine di maggio. Così come è avvenuto per Costa Crociere, che aveva annunciato la ripresa dei tour prima a gennaio e poi il 13 marzo, salvo poi farla slittare al 27 marzo, AIDA aveva in precedenza fissato la ripartenza per il 6 marzo. Si è presa due ulteriori settimane di tempo in conseguenza dell'estensione fino al 7 marzo del lockdown in atto da settimane in Germania. Dal canto suo il gruppo Norwegian Cruise Line, come detto, ha invece annunciato un ulteriore prolungamento dell'attuale situazione di blocco totale delle crociere, che durerà fino al 31 maggio prossimo. Tutte le grandi compagnie armatoriali stanno comunque lavorando per fornire ai propri potenziali clienti dei protocolli sanitari che possano rispondere appieno alle esigenze di massima sicurezza, considerando anche che paradossalmente la situazione di pandemia e le lunghe restrizioni in atto da ormai un anno possono produrre in un prossimo futuro un'ulteriore crescita della clientela. Studi di mercato hanno infatti evidenziato il potenziale interesse nei confronti delle crociere da parte di categorie finora poco interessate a trascorrere una settimana all'interno delle cosiddette città galleggianti. Questo riguarderebbe però il futuro. Il presente, purtroppo, e soprattutto per il porto di Civitavecchia e l'economia della città, parla di altro, di un fermo pressoché totale e di un ritorno alla normalità che non si riesce a intravedere a breve termine. In un periodo nel quale le buone notizie sono veramente poche e in qualche caso del tutto assenti, non può che far piacere parlare in termini positivi di un problema che ha angosciato Civitavecchia negli ultimi 40 anni, da quando ha iniziato a maturare una coscienza ambientale. Ci riferiamo ovviamente alla situazione relativa alla qualità dell'aria, che stando ai dati forniti da Arpa Lazio appare in costante miglioramento. Un abbassamento complessivo su numeri che erano comunque già particolarmente tranquillizzanti. L'ultimo riscontro settimanale sullo stato della qualità dell'aria a Civitavecchia, fornito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, è ancora più che benevolo per l'ambiente cittadino. L'osservazione, che riguarda la settimana compresa tra l'8 e il 14 febbraio, prende a spunto come sempre i dati trasmessi, ora per ora, dalle diverse centraline di controllo disseminate all'interno del territorio cittadino. Rispetto al report precedente, nel quale si era assistito ad una diminuzione degli ossidi di azoto e un contemporaneo lieve aumento del particolato, questa volta entrambi gli agenti inquinanti forniscono dati al ribasso, di gran lunga inferiori ai limiti di allarme previsti dalla legge. Entrando nello specifico per quanto concerne gli ossidi di azoto, la centralina di Villa Albani, che nella precedente osservazione aveva fatto registrare 30 microgrammi al metro cubo, è scesa a quota 29 microgrammi. Al porto si è passati da 24 a 20 microgrammi, in via Morandi da 22 a 30 e in via Roma da 45 a 37 microgrammi al metro cubo. In diminuzione, come detto, il particolato, ovvero il PM10, passato da 26 a 23 microgrammi al metro cubo in centro città, da 22 a 17 microgrammi al porto e da 27 a 24 microgrammi a Villa Albani.
Resta praticamente stabile invece il dato relativo al monossido di carbonio, come sempre osservato speciale vista la presenza della centrale a carbone di Torre Nord. Rispetto al precedente report, infatti, in via Roma si scende da 0,4 a 0,3 microgrammi, in città si resta su 0,3 microgrammi, ma a Fiumaretta si rimane al livello di 0,9 microgrammi al metro cubo. Sempre per quanto riguarda Fiumaretta, questa settimana torna il dato relativo al benzene, assente nel precedente report per intervento di manutenzione ai sistemi di controllo, che si assesta su 0,4 microgrammi. Nei quartieri, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato ad Aurelia con 3 microgrammi, seguono Sant'Agostino con 6, Faro con 7, Campo dell'Oro con 9, San Gordiano con 12 e Fiumaretta con 22 microgrammi. Per quanto concerne il particolato, si va dai 18 microgrammi misurati a Sant'Agostino, al Faro e a Fiumaretta, dai 19 microgrammi misurati ad Aurelia, per finire con i 21 di Campo dell'Oro e i 23 di San Gordiano. Operazione riscatto per la Margutta Civitalad. Nella penultima giornata della prima fase di B2, domani alle 16:30, le rossoblù ospiteranno il Viterbo, ultimo del gironcino. Il match non si disputerà a Civitavecchia, ma al Pala Panzani di Ladispoli. Dopo due stop consecutivi, la squadra di Pietro Grechi ha bisogno di recuperare terreno, visto che è quinta nella classifica complessiva dei tre minigironi. Ritorna in campo dopo una settimana di sosta per la Flavioni in Serie A2. Domani alle 17:30 le gialloblu saranno di scena a Teramo per affrontare la capolista del girone D. Sfida difficile ma non impossibile per il 7 del neotecnico azzurro Patrizio Pacifico. Vincere è importante per non staccarsi troppo dalla zona playoff, anche se la Flavioni deve ancora recuperare due partite. Momento topico per il campionato di Serie B degli Snipers Tecno Alt. In questo weekend la formazione allenata da coach Martina Gavazzi è attesa da due match in trasferta. Domani alle 20:30 i nerazzurri saranno a Trieste per la sfida al Tergeste, mentre domenica alle 15 match in terra romagnola contro i corsari Riccione. Complicatissimo sconfiggere i giuliani, secondi della classe. Più accessibile la gara con i corsari. Serviranno almeno 3 punti per poter poi preparare al meglio lo scontro diretto del prossimo fine settimana contro il Torre Pellice. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.